C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più. Ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. Giugno del 2018, il sindaco Rucco giura e entra in carica. Da allora sono trascorsi 366, forse 367 giorni. Quello che manca, e non abbiamo ancora visto, è una visione strategica per questa amministrazione. Nel mio comunicato qui scrivo che il primo anno è sicuramente il più importante. Le scelte decisive di un'amministrazione si fanno nel primo anno. Tutti sanno benissimo che i tempi della politica sono tempi tiranni e la programmazione su 5 anni impedisce di poter fare ragionamenti nell'ultimo periodo. È impossibile programmare qualcosa negli ultimi 2 anni di mandato, quindi bisogna decidere presto e qui non si intravede che ci sia una decisione già assunta. Abbiamo letto tutti il documento programmatico del sindaco. Io l'ho definito un compitino piatto insignificante e mancano scelte rilevanti. Finora la Giunta ha portato avanti solo ordinaria amministrazione e tra l'altro, come vi diranno poi i consiglieri del nostro gruppo, si è trattato soprattutto di normalità, ma anche nella normalità ci sono stati dei punti di caduta. L'impressione generale è quella di una giunta sostanzialmente immobile, molto concentrata sulla fase distruttiva del passato e poco su quella costruttiva e sulle scelte identitarie. Secondo il mio punto di vista manca la leadership chiara da parte del sindaco. Ci sono stati pochi guizzi di fantasia in questo anno, ma quei pochi guizzi di fantasia, tra l'altro personalmente molti di questi, personalmente intendo parlare anche a nome del mio partito, non erano condivisibili, sono stati proposti dall'assessore Cicero. Ho citato due esempi, il sovrappasso dell'Anconetta e la strada di San Biagio, la famosa strada della Spiaggetta. In entrambi i casi la maggioranza si è divisa e ha stoppato l'assessore. Recentemente c'è stato un altro caso, è quello della pista di atterraggio a Dalmorin, dove una proposta che peraltro secondo noi è del tutto inattuabile e che sconvolgerebbe l'idea stessa del Parco della Pace, che lo dobbiamo ricordare, il Parco della Pace era una compensazione che la città chiedeva per essere stata derubata di un'area importante. Questa proposta che ha fatto l'assessore Cicero è stata bloccata, ma è stata bloccata all'interno della maggioranza dopo le ovvie e nostre giuste rimostranze. Sugli accordi tra IEM e GSM a Scopiave, ve ne parlerà poi Otello, non ci sono indirizzi univoci, abbiamo sentito spesso all'interno della maggioranza un mal di pancia su queste impostazioni che sono state presentate. Inoltre all'interno della maggioranza si sono già verificati passaggi da un gruppo all'altro. Noi riteniamo che la città non meriti un periodo di inerzia così lungo. Se Rucco non è in grado di affrontare la gestione di questa maggioranza deve farsi da parte. Noi riteniamo di essere pronti al nostro lavoro. Finora il gruppo consigliare e io adesso in questo momento con il precedente capogruppo e con la dottoressa Isabella che è appena stata eletta, ribadisco che è stato quello che hanno fatto, è stato un lavoro difficilissimo in un clima di grande difficoltà. Non posso ovviamente dare giudizi su quello che è stato il mio successore alla presidenza del Consiglio Comunale, ma voi che frequentate la sala del Consiglio avete visto episodi veramente inqualificabili. La difficoltà del gruppo consigliare è evidente, nonostante questo hanno fatto un lavoro egregio,
e hanno soprattutto portato avanti una fase propositiva. Questo è stato l'indirizzo fin dall'inizio, ordini del giorno, mozioni, documenti presentati, proposte, rispetto alle quali spesso e volentieri non c'è stata nemmeno un'adeguata risposta. Noi, come Partito Democratico, siamo pronti a tornare a governare la città. Da subito, se dovesse ancora manifestarsi problemi all'interno di questa maggioranza, così come stanno manifestandosi in questo periodo, o alla conclusione del mandato, ma in questo caso temiamo molto che questa conclusione del mandato porti la città a un periodo di inerzia, di inattività, di mancanza di decisioni strategiche. E quindi questo lo dobbiamo ribadire in maniera forte, inequivocabile e chiara. Ti tocca adesso. Bello. Beh, il titolo del mio intervento era indietro tutta, in questo senso. Allora, l'amministrazione, perché giudichiamo, giudico, tutti insieme con il gruppo consigliere giudichiamo in larga parte un fallimento questo primo anno? Ci sono due componenti dell'amministrazione. Allora, la tua capacità di essere incisivo sulla quotidianità, e quindi potremo parlare anche del modello organizzativo del partito, su cui secondo me sono stati fatti degli errori enormi, ma non entro adesso perché meriterebbe un'intera sessione. E la determinazione ad affrontare la quotidianità, ma soprattutto una visione di futuro. Cioè, tu hai una città che in qualche modo deve reagire a un declino oggettivo, cioè gli abitanti calano. Abbiamo perso di importanza industriale, parlo di Vicenza città, abbiamo perso di importanza finanziaria perché non esiste più la popolare di Vicenza, siamo tagliati fuori dalle grandi unioni che stanno avvenendo tra Padova, Treviso e Venezia. Ora tu non hai tanti asset su cui puntare, ma se non punti con decisione su quegli asset è una spirale che va avanti e il tuo declino sarà di 700 abitanti in meno ogni anno, qualche manifestazione culturale in meno ogni anno, eccetera. Noi avevamo dato delle indicazioni, poi alcune fintamente recepite e altre sonoramente cassate, che riguardavano da un lato lo sviluppo dell'università, che vuol dire credere all'università, portare ulteriori corsi, impegnarsi per fare quel centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico. Un altro asset fondamentale era la cultura, quindi Vicenza, capitale italiana della cultura, è una proposta nostra che il Consiglio ha approvato, una mozione nostra che non so dove si perderà, perché si perderà con questa amministrazione. Terzo asset fondamentale è AIM, e io mi fermo oggi su AIM perché AIM, sulla storia dell'ultimo anno di AIM, è l'ennesima grandissima disastrosa gestione di questa amministrazione. Allora, siamo partiti con l'aggregazione AIM e GSM, fatta fallire nella fase iniziale, via 5 mesi in un'operazione oscurissima per fare la gara su Asco Chiave, una gara con, voi lo sapete perché c'è stato un lungo dibattito in Consiglio Comunale, piena di punti oscuri, dalla nomina dell'advisor al progetto industriale che stava dietro, allo spezzatino che ne sarebbe uscito, per scoprire oggi, in questi giorni, che sostanzialmente dovremmo, perché l'ufficialità sarà di lunedì a borse chiuse, dovremmo aver perso contro ERA. Ma cosa succede? Ne succede un'altra, tra virgolette, su certi punti di vista, che può essere peggiore, cioè, e lo dicono i vostri colleghi di Verona, riprendendo le dichiarazioni del Presidente di Verona, si cerca un terzo patto industriale. Il Presidente di AGSM dice, ma potrebbe essere A2A. E AGSM nomina già un advisor per fare un'operazione sulla donna. Ma dice un'altra cosa importante, Presidente Verona, dice noi non siamo tanto interessati ai rapporti di forza sulla proprietà, quanto ai benefici industriali, che è una frase, tra virgolette, bellissima in teoria, no? Benefici industriali che mi interessa i rapporti di forza. No, per dire, comanderà 2A, non ce ne frega niente, l'importante è che portiamo a casa certi risultati, cioè che mi sistemino i guai dell'ambiente di Verona, che AIM e GSM si mettano insieme, eccetera, eccetera. Noi su questo diciamo no, cioè il meccanismo è, c'è un accordo chiaro, trasparente, AIM e GSM, bene, si chiude
la negoziamo, arriviamo dove capiamo, vediamo i vantaggi industriali in modo trasparente, chiudiamo l'operazione. Volete fare entrare un terzo soggetto? Amici miei, gara pubblica. No, fate un accordo nelle segrete stanze tra A2A, che è un colosso rispetto agli MAGSM, che comunque non è più un nano, perché scusate, prima ci ha raccontato che io sapete che io sono un gran difensore degli M, non l'ho mai messa come una questione di vita o di morte dover fare aggregazione. Prima ci dico che l'aggregazione è questione di vita o di morte, perché nasce un grande polo, eccetera, eccetera. No, ed è vero, insomma, supereremo grosso modo il miliardo, nasce un bel polo. E voi ci dicono che questa roba qua è ancora troppo piccola e bisogna per forza fare entrare A2A? No, scusate, facciamo una gara. Come fanno tutte le società serie, si fa una gara, perché quello che dice il presidente di Verona, dice: noi ci interessa fare, siccome gestisce A2A, facciamo l'investitore finanziario. Allora scusate, se io faccio il finanziario, dico facciamo una gara, vi prendete l'aggregato, mi date delle azioni in cambio, diventiamo un socio importante, ma allora sono azioni liquide di una quotata. Cioè, lo scenario deve essere uno scenario trasparente, deve avvenire attraverso gara, non può avvenire attraverso patti segreti, occulti, che non siano visti, visionati attraverso una gara pubblica. E questa secondo me è una questione chiave per lo sviluppo di Vicenza, una questione fondamentale, perché ci resta poco, guardate, onestamente ci resta poco come asset. L'università su cui bisogna investire è AIM, che è un patrimonio che non possiamo buttare via. Grazie Otello. Solo non so se è funzionale. Perché lascia il gruppo? Perché non è più capogruppo? Io. Così capiamo anche perché è capogruppo la signora. E lei? Sì, no, c'è un motivo più, ci sarà un motivo più profondo, no? O me lo sono perso sui giornali sti giorni? Diciamo, no, c'è una questione di... Scusi, ma per capire, non l'ho letto, no, guarda, o me lo sono perso. Devo anche dire che, lo sottolineo perché poi non devono esserci equivoci, abbiamo un ottimo rapporto all'interno del gruppo consigliare, un ottimo rapporto all'interno delle minoranze e abbiamo anche un ottimo rapporto con il Partito di Città, quindi non c'è nessun problema, anzi da questo punto di vista non c'è nessuna questione politica. C'è una questione di impegno professionale, purtroppo non lavoro più a Vicenza ma lavoro un po' più lontano, quindi è circa un'ora di auto da qui. E quindi la quotidianità che è richiesta a un capogruppo per dirigere il gruppo, dirigere, per coordinare le diverse attività del gruppo consigliare, mal si conciliavano con questo ruolo. Che non vuol dire che intenda abbandonare l'attività amministrativa, perché resti consigliere, perché ho sentito che sono anche un po' informato sulle cose, e continuerò a fare politica perché mi piace, lo faccio per passione, l'ho sempre fatto e continuerò a fare. Grazie. Questa è la ragione. Sì, allora se posso andare in continuità, oltre al fatto che appunto siamo un gruppo e quindi passaggi dei testimoni, ma in realtà come dire, in tutti si fa tutto qui dentro, e, però lui responsabilmente ha detto vabbè, il coordinamento quotidiano, no? Facevo fatica, ma io credo, perché poi le parole in più o le parole non dette, cioè noi vogliamo dirlo in modo forte, che il fatto di avere un candidato sindaco di un anno fa che ha dimostrato nel tempo appunto di esserci sulle grandi questioni e forse di essere l'unico qua dentro, non solo in questa stanza ma anche nell'altra, secondo noi il fatto che lui lavori e che dica responsabilmente per me, che è un lavoro molto di responsabilità, su questa cosa non riesco a fare, noi siamo orgogliosi di avere un ex candidato sindaco e fino a ieri capogruppo e leader della minoranza, che ha un lavoro importante, di un'azienda che ha un respiro internazionale, che come dire, è un bel esempio per la politica. Ecco, non tutti possiamo fare quello che fa lui, però secondo noi è una cosa da portare avanti e da dichiarare con forza. Forse ancora più di questi tempi in cui vediamo, e non solo, forse più a livello nazionale, molta come dire, improvvisazione, mancanza di esperienza professionale alle spalle. Vabbè. Chiuso questo, invece dobbiamo essere veloci perché vorremmo dire una parola, ma a tutti, proprio perché siamo il gruppo del Partito Democratico, e grazie al segretario che ha avuto questo input e che giustamente dice il primo anno doveva essere l'anno delle grandi questioni, quelle che in 5 anni, che hanno bisogno di almeno 5 anni, no?
per, e forse anche di più. E quindi è stato ribadito da loro due, anche da Otello, il tema dell'università, la cultura, le AIM, le grandi questioni che bisognava porle subito e dare subito un segnale, e vediamo invece i segnali che ci spaventano, perché sono segnali molto anche contraddittori. E non entriamo nelle polemiche che ci sono al di là della, del corridoio su interne loro delle divisioni, e andiamo sui temi. Allora, è di oggi, nei giornali di oggi, che ovviamente, come era nelle cose, la sicurezza è un tema molto più grande degli enunciati, per cui, come dire, spostare il problema di 100 metri non è avere risolto il problema. Quindi ecco, ci aspettiamo di capire l'evoluzione, insomma, e noi poi faremo anche delle proposte, anche fra poco, sui quartieri, insomma, noi ci siamo sui temi. Abbiamo dato questo metodo tra di noi, veloce ma importante, per cui abbiamo messo anche dei titoli. Il mio titolo quindi era una conferenza dei sindaci, puntini puntini, senza il sindaco. Allora, il sociosanitario è una delle grandi questioni del futuro. Lo era anche il sanitario, nel senso che, come avete visto, i sindaci si sono giocati, anche molto arrabbiati fra di loro e con la politica, per le schede ospedaliere che erano sanitarie, per difendere, a volte magari anche in modo, come dire, non ben riposto, magari piccole situazioni di ospedale, invece sappiamo che si va verso la specializzazione. Il sindaco di Vicenza non ha battuto un colpo su questa cosa delle schede ospedaliere. Allora, perché? Perché l'hub di Vicenza, l'ospedale di Vicenza rimane hub, ma ci mancava altro. Quindi il sindaco di Vicenza non ha battuto. Qualcosa abbiamo perso anche a Vicenza, oltre che fatto che i posti letto li stiamo perdendo in tutta la regione, abbiamo perso anche, diciamo, un'unità operativa complessa importante. Però, diciamo, c'è qualcosa di più profondo, cioè tutto il sistema sociosanitario, che è quello territoriale, perché non si curano nell'ospedale, si curano solo le acuzie, ma guardate che stanno mandando, dimettendo dagli ospedali dopo pochissimi giorni. Siamo pieni di amici che dicono: ma dove lo mettiamo il nostro papà, la nostra mamma, che adesso ha avuto il momento acuto e deve trovare una collocazione? Allora, per esempio, i posti in ospedali di comunità e in unità di riabilitazione territoriale, nei prossimi 3 anni, nella programmazione, ci sembra siano 12 più 12 in tutta la nostra parte, no, del distretto est, che è una roba veramente, sono veramente pochi, una programmazione del genere. Allora, noi ci aspettavamo un sindaco che ci fosse su questi temi. Allora, siccome abbiamo anche fatto una proposta, abbiamo detto denuncia e proposta, la proposta è che A, si candidi a diventare presidente della conferenza dei sindaci che verrà fatta fra poco, che lo faccia. È giusto, dirà, anche perché ci ha tanto accusato di averci dato, no, di aver fatto poco prima. Adesso c'è lui che le faccia queste cose, perché sono questi passaggi importanti, che lo faccia, e che chiedano di riconvocare i tavoli, il tavolo della disabilità, il tavolo degli anziani. C'erano dei tavoli, vogliamo fare comandare, no, che gestisca solo l'ULS, quindi leggi regione, o vogliamo battere colpi come sindaci? I tavoli sono una parte importante, con le associazioni, con la politica, cioè con gli amministratori, e con l'ULS, con tutti gli attori, non solo alcuni. Detto questo, io passo la parola a Gianni. Avevamo intitolato, ma Gianni è molto più, come dire, creativo di tutti noi messi insieme: diritti civili e diretti umani, chi li ha visti? Ma poi c'ha la battaglia, non è un'offesa, diritti civili e diretti solo umani, un secondo. Chi li ha visti? Ma poi anche, come dire, volevo presentare solo Enrico Grandi, che è l'unico non consigliere oltre a me. Enrico Grandi è il nostro nuovo coordinatore del gruppo della comunicazione che abbiamo impartito, ed è entrato praticamente questa settimana, e vedrete che avrà delle idee brillanti, perché è un giovane. Quanti anni hai, Enrico? 22. 22. Se facci sentire tutti. Adesso dal giovane passiamo passando attraverso me, che sono un altro giovanissimo. Ne approfitto per dire che domani faremo uscire un sondaggio su online sull'opinione che hanno i cittadini sull'amministrazione Rucco. Okay. Bene. Gianni, seguiremo attentamente. Dai, Gianni. Come faccio a non voler bene a questo gruppo? Come faccio? Voglio bene. Anche perché
l'obiettivo, che è quello di far capire che questo sindaco è debole, è molto debole, ma per fatti, non per opinioni. Sta perdendo pezzi, non coordina neppure la sua giunta, e sui temi è evidente che gli manca una visione della città. Quindi il primo anno, che doveva essere una fase principale di progettazione, ditemi voi qual è la valutazione. Ma non perché noi siamo l'opposizione e quindi l'opposizione deve essere distinta rispetto a chi governa, è evidente questo, però io credo che sui temi, come hanno detto prima di me, vadano misurate le cose. Ora, dopo 12 mesi il bilancio è negativo, è poco da fare, è fallimentare, per cui noi continueremo, perché il gioco di farci apparire come quelli che vogliono controbattere sempre e solo per partito preso è un giochino che ha rivelato tutti i suoi limiti. Noi infatti ci siamo proposti e ci proponiamo con dei temi di governo. Noi stiamo costruendo l'alternativa di governo di questa città e io sono convinto che non riusciranno neanche ad arrivare alla fine del mandato. Perché? Perché questa è la realtà. Ora si parla di rimpasto, è una parola che mi fa venire l'orticaria, ma è evidente che dentro la compagine assessorile ci sono dei punti, diciamo così, di una debolezza infinita, punto. Questo riguarda loro. Per quanto riguarda noi, allora, si fa un gran mantra della sicurezza, soltanto in termini securitari. Quindi, benissimo, però possiamo dirlo, quando noi gli presentiamo una mozione per avere il vigile di quartiere promesso, messo nelle linee programmatiche, e dopo un anno di questa cosa qua non se ne vede l'ombra, cioè non ci siamo, uno. L'altro, cavalcare la paura degli immigrati. Gli immigrati, la paura degli immigrati, sì, si vince, si supera se hai un sistema di regole precise, di diritti e di doveri. E allora io dico qui, concordato con tutto il gruppo, che noi rilanciamo e rilanceremo in termini anche formali con una mozione di attribuire il voto amministrativo agli immigrati, cioè a quelli che hanno 5 anni di permanenza, sono in regola, hanno il permesso di soggiorno garantito, hanno un lavoro e rispettano. Non si capisce perché, lavorando, contribuendo al reddito, e perché a Vicenza, se non ci fossero anche la forza del lavoro immigrati, qualche problema in più le imprese e il mondo imprenditoriale ce l'avrebbero. Quindi quelli che sono in regola e dimostrano di avere tutte le carte, bisogna, lo so bene che non è che la cosa viene decisa in sala Bernarda, però in sala Bernarda si può fare un'operazione di pressione, perché non siamo l'unica città che ha posto all'ordine del giorno questa roba. Questo per quanto riguarda la sicurezza. Chiudo su una cosa, non è che io amo mettermi la maglietta, perché insomma l'avevamo progettata e indossata ben prima di altri che oggi sono vice presidenti ruspisti. I ruspisti a me non sono mai piaciuti, mi piacciono le ruspe quando questi costruiscono, non quando queste invece vanno solo per abbattere. Quindi per quanto riguarda questa roba della mobilità bisogna dire le cose chiare. Benissimo, io so che c'è questa effervescenza di lavori in corso, benissimo. C'è un'unica scelta che va contro tendenza. Rucco è un gambero, è in controtendenza con il mondo intero, per cui questa cosa del solo favorire l'utilizzo dell'auto e non considerare la mobilità sostenibile come altra rispetto all'uso del... Pensiamo al trasporto pubblico locale,
Ma il trasporto pubblico locale è essenziale, è un diritto. C'è un diritto della città e dei cittadini. Filobus, trasporto pubblico locale, bicicletta, a piedi e così via. Quindi queste saranno le nostre battaglie insieme con quelle che abbiamo detto. E state tranquilli tutti. No, non sta sereno, eh? No. State, meno male che ha usato un'altra cosa. State tranquilli, cari assessori, sindaco e quant'altro, che noi non ci facciamo accantonare su una visione meramente ostruzionistica. Anzi, l'abbiamo dimostrato, e quindi costruiamo il futuro di questa città, che deve essere innovativo su tutti i terreni. Basta. Grazie Gianni, ho detto che era creativo, infatti ti sei dimenticato di parlare del Consiglio degli Stranieri, ovviamente che è sparito, ma è andato oltre. Anche del garante dei detenuti, scomparso anche quello del radar, e altro sui diritti, e quindi invece i diritti sono, come dire, i diritti potrebbero essere per ognuno di noi, devono essere di tutti, quindi il fatto che stiano diminuendo, quantomeno non ci siano queste figure, ci preoccupa. E Alessandro, appunto, il passo del gambero è il titolo, come ha detto. Vi parlerò di ambiente affermando che manca un piano di contenimento dell'inquinamento atmosferico. La concentrazione delle polveri sottili che è presente soprattutto nei mesi invernali da dicembre a marzo è un problema di oggi, ma che si ripresenterà anche nei prossimi anni. E questa amministrazione non ha fatto alcuna scelta coraggiosa in questo ambito. Anzi, proprio l'unico passo è quello del gambero. Le auto ritornano in corso Fogazzaro. Quindi le proposte nostre sono queste, importanti. Creare dei parcheggi decentrati, anche aumentando la zona di traffico limitato. Interconnettere tutte le piste ciclabili e sviluppare un trasporto pubblico che sia efficiente e efficace. Grazie mille Alessandro. E l'Alessandra per la scuola, si salvi chi può, punto di domanda, o si salvino tutti? Esatto, allora intanto volevo dire anch'io che manifesto, allora come fanno tutti, l'affetto per questo gruppo, ma volevo farvi notare che ad ogni punto c'è anche la relativa proposta, perché mi interessa costruire comunque, e comunque riteniamo di avere anche una buona visione un po' più lunga, e che non si ferma oggi o subito a domani. Allora la scuola, certo la scuola, ci riempiamo tutti quanti la bocca, la scuola è importante, la scuola è il nostro futuro, ma ditemi come viene dimostrato che è importante se si naviga a vista, con interventi di emergenza come quello del pluriclasse. La pluriclasse va applicata solo su, appunto, su zone magari come, non so, di montagna o comunque in zone di emergenza, e non è adatta certamente per la nostra città. Perché? C'è bisogno comunque di un ridimensionamento che ridurrebbero anche le spese, e oltretutto sarebbe anche più una qualità della scuola, perché un conto è andare a un campeggio a dieta diverse, un conto è invece la formazione dei ragazzi. Quindi è un grosso lavoro, però i dati ce li abbiamo, sappiamo che le famiglie sono in diminuzione, che i bambini sono in diminuzione, e quindi bisogna per forza dare avvio a questo lavoro di ridimensionamento, che è un'operazione complessa, perché si devono ridisegnare tutti gli istituti comprensivi della città. È un po', chiamiamola rivoluzione, ma comunque va fatta. Bisognerebbe già cominciarla nell'ottobre del 2019 per avere già pronti gli anni del 2020 e 2021. Quindi, proposta. Partendo dalle analisi demografiche e sociali, ripensare all'organizzazione scolastica in piano organico per il prossimo decennio, non da qua a un anno, ma avere una visione lunga. Grazie Alessandra. Cristiano, la partecipazione dimezzata. Allora, in campagna elettorale tutti e due i candidati avevano parlato molto di partecipazione. Noi avevamo proposto, e confermiamo questa proposta, quella di raddoppiare lo stanziamento per il bilancio partecipativo, che bisogna segnalare quest'anno ha avuto, pur essendo stato confermato, un insuccesso nel numero di partecipanti che hanno partecipato al voto dei vari progetti, anche probabilmente a causa di una poca attenzione che questa amministrazione sta riservando a questo tema. E il sindaco, al sindaco della partecipazione non interessa niente, e anche molte forze di maggioranza.
forse un po' l'assessore e vice sindaco Tosetto si sta impegnando, ma su questo è lasciato completamente solo. Un'altra proposta che c'era in entrambi gli schieramenti è quella di istituire i comitati di quartiere. Ecco, noi come Partito Democratico abbiamo elaborato una proposta, l'abbiamo condivisa con la minoranza e a breve la presenteremo, perché vogliamo stanare la maggioranza su questo tema che tanto ha parlato in campagna elettorale, ma poi finora, appunto, in un anno intero non ha prodotto assolutamente nulla. E Cristina conclude in bellezza con il mattino aveva l'oro in bocca, cioè il primo anno, il mattino di questa amministrazione. Per me neanche quella mattina lì aveva l'oro in bocca. Hai ragione, sei brava. Perché sì, effettivamente è sottolineato questa partenza con lo sprint per i lavori, ma in realtà non era... come hanno detto anche i miei colleghi, non erano lavori che davano l'idea di una visione di una costruzione progressiva di una città anche attraverso cantieri che potessero migliorare la qualità della vita. Quelli sono stati cantieri distruttivi, sì, con un po' di pittura, distruttivi di quello che era anche soprattutto un'idea di sicurezza che noi invece in questi anni abbiamo perseguito con tenacia. Manca, e l'abbiamo sempre detto, appunto questa visione, e lo si vede tanto più proprio nella costruzione dei vari progetti. Ora, progetti nuovi di questa amministrazione, non so voi, ma io non li ho visti. L'unico che è stato visto è stato quello di Viale San Lazzaro, che però poi comunque mi sembra che sia stoppato perché non ne ho avuto più notizia. E consideriamo che per fare quel progetto sono stati dirottati fondi che erano fondi di avanzo di amministrazione, che forse a questo punto avrebbero potuto andare a cose più facilmente realizzabili e più utili alla città. Front office. Quello che ci ha aiutato in questi anni è proprio avere una lente, non una lente di ingrandimento su un singolo cantiere, ma cercare di mettere insieme più cantieri per una visione che riguardassero quartieri e la città, e questo ci ha permesso di prendere i finanziamenti. Io batto sempre sul bando periferie, perché il bando periferie è emblematico del nostro metodo seguito. Abbiamo messo insieme 18 siti, anzi di più, per ottenere finanziamenti e abbiamo portato a casa appunto 18 milioni di euro. Ora, i cantieri terminati sono quelli che erano iniziati sotto l'amministrazione Variati, per la maggior parte degli altri non c'è traccia, e su questo assolutamente non possiamo permettere di perdere soldi. Del filobus abbiamo già detto, per carità, termini non ce ne sono in questo momento. Quello che però vediamo è che non c'è nessun pensiero che sta progredendo, e quindi poi presto si fa a far decidere a chi sta sopra di noi che quei soldi, se non hanno una chiara destinazione, verranno dirottati ad altre realtà forse più pronte di noi. Il progetto Mobilitatevi, anche lì c'erano 1 milione di euro che abbiamo portato a casa e ne abbiamo messi altrettanti noi come investimento. Serviva per potenziare la ciclabilità, diciamo lo spostamento alternativo all'auto negli spostamenti strada-lavoro. Non c'è notizia di questo, non è nell'agenda. Doveva svilupparsi in 3 anni, un anno e mezzo è già passato. Allora, Rucco si difende dicendo no, ma i termini ci sono. Ma vedete che uno dietro l'altro, tutti questi progetti sono fermi al palo dopo un anno di amministrazione. Questo si fa ad arrivare che ci si ingolfa con tutte le scadenze e alla fine si perdono i soldi. Quindi, ecco, è a fronte di questo, quindi neanche l'amministrazione di quello che è stato lasciato, ma non si vede una progettazione per il futuro. E ve lo dice una che effettivamente ha fatto 5 anni assessore ai lavori: se non parti subito non arrivi a vedere realizzate le cose, perché le cose che abbiamo fatto partire noi, alcune sono ancora, la sala del commiato per esempio, poi sui quartieri, no? Le piazze, anche quelle abbiamo lasciato, l'idea delle piazze. Adesso viene la notizia, una notiziona che va in gara il progetto esecutivo, non che partono i lavori, che va in gara il progetto esecutivo della piazza di Polese. Finalmente, vorrei dire, perché è esattamente il punto dove l'avevamo lasciata noi, manca ancora quella di Maddalene. E queste sono risposte concrete ai bisogni dei quartieri, perché erano proprio state studiate a tavolino con incontri pubblici. Ecco, quindi questo è... manca assolutamente, e quello che vediamo è proprio uno stallo, e probabilmente anche perché anche all'interno degli uffici comunali non si è fatto una riorganizzazione a livello dirigenziale,
ma non si è continuato con le assunzioni che non si vedono neanche negli uffici tecnici.